determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2017. Illustra l'assessore Maria Elia. Prego. Come sappiamo, la legge di stabilità 2014 ha previsto la IUC, quindi l'imposta unica comunale, che è appunto composta da tre parti distinti, l'IMU, la TARI e la TASI. Per quanto riguarda la TARI, possiamo dire che la TARI è appunto la copertura dei costi relativi al servizio più lo smaltimento dei rifiuti nella discarica, ad eccezione dei rifiuti speciali. Perché quella dei rifiuti speciali giustamente spetta alle attività che relativi ai produttori che comprovando l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente. Quindi diciamo che il Consiglio Comunale deve appunto approvare la tariffa della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto appunto secondo il soggetto che svolge il servizio stesso. E quindi il soggetto che svolge il servizio stesso, in questo caso l'STGS, cosa ha fornito? Ha fornito alla, diciamo, al comune ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi che sono appunto riconducibili al piano finanziario che è necessario per la determinazione delle tariffe. E la società Unhaus, che in questo caso è la Multiservizi SRL, che è affidataria quindi della gestione e riscossione dei tributi, ha invece determinato i costi di accertamento e di riscossione contenzioso. Il consorzio comprensorile del Chietino ha comunicato i costi che sono relativi agli oneri di partecipazione al consorzio rifiuti e oneri di gestione post chiusura appunto della discarica del consorzio stesso, e l'ufficio tecnico ha comunicato gli importi relativi allo smaltimento dei rifiuti presso gli impianti esterni. Quindi diciamo che tutte queste voci vanno a confluire appunto nella determinazione dei costi sostenuti da parte dell'ente. Per cui nell'allegato che troviamo alla delibera troviamo i costi di gestione, i costi amministrativi di accertamento e riscossione, i costi generali diciamo da parte della quota insomma partecipazione del consorzio, e troviamo una voce in più che invece è la TEFA 2016. Questo costo lo troviamo perché è un minore introito che si è avuto l'anno precedente ed è stato caricato quest'anno. Per cui questi 160.222 sono questo minore introito che purtroppo non si è avuto l'anno precedente, che abbiamo dovuto caricare quest'anno. Quindi diciamo che la determinazione dei costi è stata appunto fatta insomma, in questo modo. E quindi l'ammontare è di 3.311.932,70. Come appunto abbiamo dettagliato adesso nel navigato. Quindi si propone appunto di approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, di cui all'articolo 49 del regolamento comunale di applicazione della TARI, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che prevede complessivamente i costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di 3.311.932,74. Di demandare quindi a separato atto l'approvazione delle tariffe per l'approvazione della tassa sui rifiuti, quindi TARI, e la dichiarazione dei voti la lascio al Presidente. Grazie Assessore. Interventi? Consigliere Cotugno, prego. Allora, parliamo di TARI. La TARI è riguarda un argomento molto sentito dal Movimento 5 Stelle, cioè tutto quello che riguarda il ciclo dei rifiuti. Nello specifico, nel Comune di San Giovanni di Latino, abbiamo più volte indicato che ci sembrava che ci stesse qualcosa di strano, inteso nei concetti dei conti e tutto, cioè il costo dell'immondizia l'abbiamo sempre considerata elevata, per quello il costo del servizio dell'immondizia l'abbiamo sempre considerata elevata proporzionalizzandola agli altri comuni.
Adesso praticamente noi ci troviamo ad analizzare il costo per il prossimo anno e voglio fare un piccolo ragionamento che è venuto fuori nella discussione che abbiamo fatto con il gruppo. Cioè abbiamo cercato di analizzare che crescite sono state fatte dal punto di vista del servizio negli anni precedenti dalla società che gestisce il servizio, appunto, che è la SGS. Ovvero che cosa la SGS ha messo in campo negli anni in cui ci sono stati, negli ultimi 4 anni abbiamo preso in considerazione, cioè che crescite ci sono state sotto il punto di vista della quantità di differenziate che sono riusciti a fare, a ottimizzare, chiaramente con il coinvolgimento della cittadinanza, perché quali sono state le azioni che ha fatto questa società nel coinvolgere la cittadinanza, nel far capire l'importanza della differenziata, l'importanza di una giusta e corretta gestione dei rifiuti, quali sono state le attività mirate alla riduzione dell'umido o all'ottimizzazione dell'umido e allo stesso tempo quali sono state le attività mirate sempre da questa società per ottimizzare le risorse, perché come dicevamo le risorse servono, ma se riuscissimo a ottimizzarle forse ne servirebbero di meno. Ora, abbiamo visto quindi che, appunto, come diceva prima l'assessore, quest'anno siamo alle prese anche con un'altra voce, il TEFA. Questa tariffa, è vero, non è una tariffa che rimane al comune, ma il comune se ne fa carico per raccoglierla e per poi trasferirla alla provincia. Ma comunque inciderà per, noi abbiamo calcolato, circa il 5%, non so se abbiamo sbagliato, comunque più o meno intorno al 5% sulle bollette. In linea di massima, quindi abbiamo considerato che ogni cittadino avrà un aumento del 5%. Bene, io adesso vorrei proporre una cosa a questa amministrazione. Cioè la politica, tutti quanti, credo sia arrivato il momento che ognuno di noi si assuma una responsabilità. Cioè stabiliamo che ci impegniamo a risolvere il problema a ottimizzare, a stimolare l'azienda della quale noi siamo soci per il 51%, quindi è un'azienda nostra. Stimolarla vuol dire dargli delle indicazioni ben precise, dargli degli obiettivi. Questo stimolo potrebbe portarci a evitare di mettere in bilancio questa cifra, cioè stabiliamo che questa cifra riusciremo a trovarla con le ottimizzazioni che imporremo alla società. Quindi evitiamo di metterla in bilancio e prendiamo l'impegno di trovare soluzioni e idee per ottimizzare il servizio in modo da non pesare per il 5% della tassazione. È una cosa che si può fare, è un piccolo impegno. Già solo cambiando il CDA della società, facendolo diventare da CDA attuale ad amministratore unico, ci sarebbe un risparmio. E sono tutti risparmi, piccoli risparmi, che alla fine porterebbero sicuramente a questo valore, se non molto più alto, cioè è un valore irrilevante rispetto al totale del servizio. Quindi da parte nostra è una sfida che secondo me possiamo tranquillamente prendere. E oltretutto noi potremmo anche dire, ok, ci impegniamo a trovare le soluzioni per ottimizzare il servizio, senza nessun impegno. Ma questo farebbe sì che queste soluzioni potrebbero arrivare tra 3 anni, tra 5 anni, non si sa quando. Invece se noi utilizzassimo questa nostra indicazione, cioè la TEFA, cioè l'aggiunta, l'aumento di questo costo, non lo inseriamo, ci impegniamo entro un anno di ottimizzare il servizio per almeno 160.000 euro. È irrisorio come livello, 160.000 euro sono più di 3 milioni è pochissimo. Quindi è chiaro che possiamo mettere sul tappeto tantissime attività, sia noi, ma stimolare e fare in modo che l'azienda lavori per ottimizzare il servizio. Nei costi che abbiamo visto, oltretutto, c'è un costo importante, un impegno importante che assegniamo alla SGS, che è quello di andare a prendere i rifiuti che vengono abbandonati per il territorio. Una cosa indegna da parte di chi lo fa, che crea
un sacco di problemi a tutti quanti, quindi è indubbio che è una cosa sbagliatissima. Ad agosto dell'anno scorso il Movimento 5 Stelle aveva proposto l'utilizzo di una cosa semplicissima, si chiama una fototrappola, è un apparecchio che viene nascosto in prossimità di dove vengono abbandonati i rifiuti, di solito ad esempio via Terno, la fine di via Terno che dà sul fiume, lì praticamente viene buttato di tutto, sembra, è incredibile che continuino a buttarlo, e quello è un costo che effettivamente la società, la SGS, deve caricarsi, perché non è nel normale giro, oltretutto quando va a prendere lì trova di tutto, noi abbiamo fotografato amianto, abbiamo fotografato lattine di olio, cioè delle persone che non hanno rispetto per niente. Sono convinto che non siano del territorio, perché se no non potrebbero arrivare a non avere rispetto del proprio territorio fino a questi livelli. Quindi su questo sono d'accordo. L'utilizzo di una fototrappola di quelle costa 80 euro. Avremmo fatto la fotografia e multato in maniera esemplare la persona che fa una cosa del genere. Quindi da agosto non abbiamo avuto risposte, però nel piano finanziario nel piano dei costi della SGS, questa voce ha un grosso impatto. Quindi già con queste piccole soluzioni, piccole però, non metto in dubbio che ce ne siano anche di altre, di più importanti da verificare. Quindi, ripeto, la mia proposta è togliere, cioè fare in modo che questa quantità economica, 160.000 euro, non venga aggiunta, ma venga ottenuta dalle riduzioni che ci impegniamo a ottenere nell'anno. Quindi io, se questo ci dovesse essere, voto favorevolmente. Grazie. Altri interventi? Consigliere Pino Costantini. Sul piano finanziario, diciamo, in qualche modo siamo sulla falsa riga del discorso precedente. È chiaro che tutto ruota su quella che è un'azione della società che opera nel settore. Io farei un netto distinguo, perché sull'operato della società credo di esprimere un giudizio assolutamente positivo, perché dal 2008 a cui risale credo l'ultimo tabellario dei prezzi, dal 2008-2009 la società ha ottenuto ottimi risultati raggiungendo una differenziata del 66%, ottimizzando i servizi e in quell'epoca era come società una società di riferimento nell'ambito regionale. Il problema che diceva poc'anzi il consigliere Cutrupi credo che sia determinato anch'esso, come dicevo nel punto precedente, è determinato da un'assenza di una vera e propria politica in questo specifico settore. Sono stato lì più volte, passo e cerco di capire se ci sono iniziative, azioni volte a migliorare il servizio, oppure chiaramente per ricaduta anche quello che è un discorso di costi della società. Purtroppo ho notato che dal 2009 tutto quello fatto prima è rimasto completamente fermo. Una differenziata che in 5 anni è scesa di 5 punti percentuali, il che non lo posso ritenere un dato positivo. Tra l'altro ho poi scoperto, ma era che l'incentivo messo in quegli anni per i cittadini, cioè quello di differenziare, quindi avere un recupero del 20%, era stato tolto. C'è qualcosa di assolutamente ingiustificato per chi si occupa di un problema così importante, che è l'ambiente prima di quello che è un aspetto economico, ma a maggior ragione l'informazione e la formazione dei cittadini. In 5 anni non ho visto campagne che andavano in questa direzione, se non una parentesi nella campagna elettorale, c'è stata un'informativa in questo senso, ma probabilmente il tempo era utile. Una piattaforma ecologica che se ne parla da anni, finanziamenti, tanti finanziamenti, ma non se ne vede luce. Una piattaforma ecologica è
determinante per una buona, per un buon servizio di raccolta differenziata, per la comodità di conferimento, al di là dell'aspetto economico, perché una piattaforma ecologica permette di differenziare meglio, di dare comodità per differenziare ai cittadini. Questo si trasforma poi inevitabilmente in vantaggi economici. I consorzi, che scopro che non sono più gestiti dalla società, gestiti in termini amministrativi, perché è giusto che faccia capo economicamente all'ente l'introito dei consorzi, ma amministrativamente, al di là del carico che ha il personale del comune, non riesce e non può andare a controllare tutto quella che è la dinamica della gestione dei consorzi, perché ci sono delle verifiche, ci sono delle analisi. Analisi significa classificare i prodotti, declassificare i prodotti vuol dire avere meno introiti. Questi tipi di controlli non riusciamo a farli. La mia critica è sempre la stessa, di non aver dato nessun input di azione in questo senso, nessun indirizzo. Nel frattempo le tariffe aumentano, la copertura del 100%, certo, è vero tutto, però scopriamo che comunque gli utili della società cresce, quindi la società sta messa bene, inizia a fare, continua a aumentare gli utili, utili che in quota vanno all'ente del 51, il 49 della società, investimenti quindi potevano essere fatti, mirati a dover, a poter recuperare appunto delle risorse. Abbiamo un piano finanziario di 3.300.000 euro, che è la spesa credo complessiva. A questo dobbiamo però togliere il recupero, cioè l'utile che fa la SGS, cioè la SGS, la società appunto, e quindi la quota del comune, che sono circa di 200.000 euro. C'è l'introito da parte dei consorsi, circa 300.000, 400.000, quindi realmente il costo non è di 3.300.000, è molto di meno. Perché programmiamo 3.300.000 euro? Domanda. Perché di entrate effettive ne sono 2.300.000. Manca all'appello 1 milione di euro, come diceva giustamente il sindaco poc'anzi. Ora, dice, la colpa di chi è, la difficoltà? Io credo che un'azione di recupero in questo senso, che è la grande azione da fare, al di là di promuovere pienamente le migliorie, quello che ho detto prima, il discorso TEFA chiaramente, che siamo veramente d'accordo, l'amministratore unico, e quindi non preoccuparci in maniera così assidua al rimodulare il CDA, sono tutte risorse importanti, ma la vera azione è quella di recuperare nei territori questa evasione che purtroppo da una parte non possiamo nemmeno giustificare la difficoltà dei cittadini, ma la giustifichiamo, voglio dire, molta gente è con grandi difficoltà, però molte altre, credetemi, e in questo discorso ci si intrufola tranquillamente. Parte dei cittadini fanno finta di non poter pagare. E se non c'è un'azione di recupero dietro, chiaramente poi i risultati sono questi che vediamo oggi. Diceva l'assessore Vecchiaretta di aver forse individuato diverse attività nell'area industriale che sono assenti al libro paga del comune. È l'assoluta verità. Io nel 2003 mi occupavo del problema e lì, anche in quel periodo, di fronte a problemi chiaramente anche lì economici, la prima azione fatta è quella di vedere, di capire, innanzitutto vediamo se pagano tutti e poi cerchiamo di stabilire delle tariffe. Metà territorio dell'area produttiva era assente. Cosa abbiamo fatto? In maniera molto sintetica, abbiamo organizzato una macchina in maniera molto rudimentale tra me e il buon bilancio, i responsabili degli uffici finanziari. Abbiamo fatto un giro sul territorio, vedevamo il nome della ditta e vedevamo se stava sul libro dei contribuenti. Bene, recupero 1 milione di euro di gettito annuo in quel periodo.
Ok, oltre ai 2-3 milioni di arretrati. Questa cosa poteva essere fatta prima, e qui purtroppo, che confermo la mia analisi critica, non ci vuole un apparato per capire se i cittadini pagano o non pagano le tasse. Non ci sono meccanismi così ostativi da impedire un recupero, un accertamento di chi paga e chi non paga i tributi. È troppo facile poi spalmare il tutto su chi onestamente paga le tasse. Questo è un discorso inaccettabile. Quindi il suggerimento, io mi auguro che attraverso un'azione che è la più determinante, quello di un accertamento, si possa lavorare per recuperare gran parte di questi fondi. Dopodiché il problema dei rifiuti credo che debba andare nella direzione di investire attraverso la società, la creazione di una piattaforma, informare i cittadini, perché al di là dell'aspetto economico, differenziare e dare qualità alla città è un argomento importantissimo e purtroppo in questi anni non è stato fatto. Preoccupiamoci meno del CDA, ma lavoriamo meglio su come dare supporti alla società che, ripeto, a mio avviso fa anche tanto rispetto a quello che è un mancato indirizzo. Grazie. Grazie. Altri interventi? Consigliere Federico Gabriella, prego. Allora, io credo che si possa concordare con molto di quanto detto. Quindi io poi mi sento adesso anche con l'amministrazione, questo impegno del TEFA eccetera può essere assolutamente accolto, e anche sull'amministratore unico si sta proprio lavorando su questo. E io sono assolutamente consapevole e concordo che quella, la strategia adesso sui rifiuti, e lo dico consapevolmente essendo stata assessore all'ambiente nel passato, è un settore strategico, e proprio per poter lavorare su una diminuzione della tassazione, perché lì veramente si può agire. Ora, sugli indirizzi politici dati o sulle cose fatte non ho assolutamente intenzione di stare qui o a difendere che cosa. Certo, dal punto di vista formale, qui ci sono stati, c'è stato un paio d'anni di intensissimo lavoro che ci ha portato a un nuovo regolamento per la raccolta e lo smaltimento, nel quale ci sono delle attività e azioni molto importanti che vanno proprio in una direzione condivisa. E questo regolamento sta per essere attuato, sta chiudendo il suo iter, e lì c'è la campagna di informazione, c'è tutto previsto, perché c'è il passaggio al rilievo puntuale e chiaramente contestualmente al passaggio al rilievo puntuale c'è anche di nuovo una mappatura di tutti gli utenti, perché il rilievo puntuale porterà alla ridistribuzione dei dispositivi e del materiale con delle nuove iniziative. Con questa mappatura, una mappatura che il Comune politicamente ha dato chiaramente come impostazione di fare casa a casa, utente utente, proprio dal punto di vista visivo, e su questo abbiamo anche discusso a lungo con la società, proprio per poter rilevare tutti quegli utenti silenziosi. C'è stato un passaggio che deve concretizzarsi, che il nuovo CDA dovrà assolutamente concretizzare, ma che dal punto di vista formale, dal nostro punto di vista, è stato già messo in atto, deliberato, portato avanti. Sulla piattaforma la Regione ha sbloccato mesi fa i fondi e il gruppo di lavoro sta lavorando proprio sulla sua realizzazione e sta chiudendo la progettazione. Quindi è un'opera che è in questo anno. E noi abbiamo vinto.
fornito anche il programma e il concorso del CONAI con il quale finanzieremo anche la campagna di informazione adesso, nell'imminenza. Certo, dire questo però non vuol dire stiamo facendo eccetera. Certamente io sono la prima che ama verificare sui risultati e non sulle intenzioni. Amministrativamente ci siamo, è pronto tutto. Però secondo me c'è ancora tantissimo da fare, perché è vero, secondo me, se voi vedete proprio qui nel piano finanziario, la problematicità dei costi di questo comune è legato all'intenso costo che le aree non urbane hanno rispetto ai costi delle aree urbane. Cioè, se questo comune avesse solo l'area urbana, avrebbe un costo dell'intero del circa 40%, forse anche meno, perché come vedete la raccolta differenziata delle aree non urbane prende quasi 2.100.000 dei 3.3. Quindi è chiaro che la nostra tassazione è anche alta, no? È vero che da lì poi, e lì c'è il grosso, secondo me c'è una grandissima apertura sui sistemi di differenziazione. Io vedo qui Mauro Di Lanzo, con il quale abbiamo lavorato a lungo, proprio perché la differenziazione delle aree industriali è fondamentale, proprio perché da lì viene un indifferenziato che ha un costo altissimo. Quindi secondo me anche strategicamente il futuro passa anche per questo. Io credo che possiamo rassicurare tutti che su questi interventi non c'è l'imminenza, c'è la contemporaneità. Io penso che questo piccolo impegno che avete chiesto sul TEFA, l'amministratore unico ormai è stato di fatto, su questo per il problema del TEFA si può assolutamente tutti quanti consentire, e sulla formazione più che l'informazione dobbiamo appunto ripartire, perché anch'io devo riconoscere che l'indifferenziato sta crescendo tantissimo rispetto al differenziato. Anch'io lo osservo, anch'io andavo in giro ad aprire buste eccetera, e come mi ha ricordato molto il consigliere Costantino, ha fatto lui, però a volte mi chiedo se poi i consiglieri comunali o gli assessori devono fare questo lavoro loro in prima persona. È chiaro che chi ama il territorio si espone, ma che io poi vada in giro, come è successo tante volte, a guardare l'indifferenziato, poi deve avere un'azione che si concretizza dal punto di vista amministrativo, e quindi forse politicamente tutti quanti dobbiamo impegnarci ad avere una direzione molto forte. Però l'altro problema su cui noi abbiamo lavorato sempre tantissimo con le partecipate è mettere in circolo le diverse realtà, perché noi abbiamo una realtà che si occupa dei tributi, che è diversa da chi si occupa della raccolta, che è diversa da chi si occupa della gestione dei contratti, e mettere certe volte in circolo e fare il filtro, questo è un lavoro su cui abbiamo fatto tantissime riunioni con gli uffici per cercare di trovare una strategia di comunicazione immediata, è un altro punto che noi dobbiamo mettere nel programma, perché è fondamentale efficientare la comunicazione tra gli uffici. Io credo che quello che è stato detto sulle proposte ci trovano assolutamente concordi, in molto parte anche le foto, le fototrappole eccetera, e per esempio nel bilancio è stato sempre messo un fondo per la pulizia delle discariche abusive. E soprattutto vi faccio notare che c'è anche il costo grandissimo della chiusura della discarica di Fara, che è, come vedete, di 100.000 euro l'anno, perché è vero, noi su questo ci siamo battuti, perché a noi ci fatturano il 19% di quella messa in sicurezza, che è di milioni di euro. Noi ci siamo battuti perché, essendo partiti come comune praticamente 17 anni fa, secondo noi l'organico che poi da percolato in quella discarica era assolutamente inferiore al 19%, ma non abbiamo potuto dimostrare, perché lì è stato buttato un indifferenziato fino a quando tutti i comuni sono passati poi alla differenziazione. Noi siamo partiti nel 99, quindi ci siamo battuti, abbiamo chiesto, abbiamo
voluto anche abbassare quella quota, ma non c'è stato, e sono poi le tonnellate di RSU prodotte che ha determinato il 19%. Io mi sento proprio in questo senso, quindi, di chiamare anche all'unità, nel senso del lavoro che credo, visto il tenore anche dell'intervento. Altri interventi? Assessore Bronzino, prego. Grazie Presidente, con l'occasione per salutare anche gli altri consiglieri. Un intervento doloroso dal momento che anch'io mi sono occupato insieme all'assessore Federico e anche attualmente dell'ambiente, e quindi affronto queste tematiche. Naturalmente, al di là di tanti piccoli interventi e buone intenzioni che qui sono state in qualche modo rese palesi e dette necessarie, secondo me, pur accogliendo l'invito naturalmente a un'ottimizzazione del servizio e quindi all'annullamento di quella che è l'incremento tariffario, come sempre calato dall'alto, e al quale il Comune deve rispondere senza dargli mezzi. È importante prendere atto che c'è la necessità di una risposta di sistema, e questa è quella più importante, dal momento che è quella che ha effetti a lungo termine. E quindi gli interventi sono già stati riepilogati dall'assessore, dalla Chiesa Federico, e riguarda innanzitutto un'azione comune da parte di diversi uffici che entrano all'interno del meccanismo della raccolta dei rifiuti, perché c'è l'autorità partecipata, c'è l'ufficio ambiente, che naturalmente prepara anche quelli che sono i regolamenti che abbiamo accolto, e naturalmente il passaggio principale più importante è quello della sensibilizzazione. Dal momento che questa campagna che sta per partire e finalmente riparte, è necessaria dal momento che non solo tocca richiamare tutti quelli che sono gli aspetti principali della cosa differenziata. La consigliera Silvestri rilascia l'aula 18:25, grazie. 19:25. Prego. Sì, mi ricordo che sta. Non so, la campagna di sensibilizzazione, ecco dove sta. Anche perché la città è cresciuta e sono venuti tanti nuovi abitanti a vivere all'interno del nostro territorio, che naturalmente nei loro territori spesso non praticavano questo tipo di raccolta, però avevano questo tipo di sensibilità che è cresciuta in tutti gli abitanti del nostro territorio, anche nei più anziani, così nei più giovani. E quindi si parte innanzitutto dalla campagna di sensibilizzazione, ma l'importante a mio avviso è quello di avviare finalmente il sistema della raccolta puntuale, sia per monitorare appieno il nostro territorio, ma sia anche per responsabilizzare, anche dal punto di vista tariffario, chi inquina. Naturalmente sarebbe chi più conferisce più paga, e sia anche chi più inquina più paga. E mi riferivo anche a quell'accenno fatto dall'assessore Costantini al vecchio sistema incentivante, che ad oggi appare anacronistico per un motivo. Era importante all'inizio, perché nel momento in cui si è avviata la raccolta differenziata, naturalmente si doveva cercare di stimolare il più possibile la differenziazione, e quindi togliere l'umido dall'indifferenziato. E quindi era importante incentivare e dire: ok, più conferisci l'umido e più ti incentivo. Ma questo arriva alla fase iniziale della raccolta differenziata, e quindi dell'avvio del sistema. Dal momento che anche l'umido ha un costo, e quindi a mio avviso quello che bisogna incentivare oggi non è tanto ritornare indietro, ma andare avanti. Andare avanti e dire: io incentivo chi non solo conferisce sempre meno umido e sempre meno indifferenziato, ma soprattutto chi conferisce meno umido perché fa il compostaggio a casa, per esempio. Quindi questo è un meccanismo da incentivare, in maniera tale che ci sia meno conferimento sempre di rifiuto, ma un utilizzo che possono essere per le nostre campagne, per gli agricoltori, insomma, i coltivatori del nostro territorio, che curano l'orto, e quindi anche altre persone, insomma, che non soltanto il territorio ha da un punto di vista industriale, e che quindi possono dare nuova vita a quello che è rifiuto. Quindi questo è il mio punto di vista, e questo secondo me è quello che è l'orizzonte verso il quale ci stiamo spingendo. Anche perché ad oggi le compostiere in qualche modo vengono date in maniera gratuita ai cittadini, e quindi bisogna incentivare questo tipo di attività anche nella raccolta delle potature, insomma, tutto questo.
E l'alta risposta di sistema deve essere data anche con il maggior controllo da parte della Polizia Municipale. Questo è l'impegno che possiamo dare e che dobbiamo assolutamente incentivare, soprattutto con il vario potenziamento del Corpo della Polizia Municipale, che con la pressione del bilancio, e se tutto va bene, insomma, riusciremo a garantire su tutto quanto il territorio. Quindi diversi controlli che vanno anche sull'aspetto dell'ambiente. E infine, visto che è stato posto all'attenzione del Consiglio Comunale la questione della piattaforma ecologica, anche noi aspettiamo da anni finalmente arrivato il momento della piattaforma ecologica. Purtroppo ci sono diversi contributi regionali che sono stati promessi da tanti anni, ma finalmente si stanno sbloccando tutti quanti in una volta. E quindi quella della piattaforma ecologica a breve diventerà realtà. È stato riproposto e lo vedrete insomma fra qualche settimana nel momento dell'approvazione del bilancio del triennale delle opere pubbliche, ma questa volta con una lettera ufficiale della regione che mette soldi e ci dice partite, e quindi partite con la progettazione e partite con la realizzazione, quindi è stato superato lo stadio. Spesso purtroppo, e soprattutto chi ci segue da casa o altro non è molto informato, spesso ha una proclama, insomma, ovviamente anche sovraordinato al quello comunale, non segue immediatamente l'azione del finanziamento e l'avvio delle opere, proprio perché non segue proprio l'iter amministrativo, si fermano spesso alla proclamazione di quella che è l'azione amministrativa. Finalmente questa è una di quelle azioni che sta prendendo piede, così come noi ci auguriamo a breve di avere un incontro regionale per capire anche lo sblocco di quei finanziamenti che sono rivolti alla ristrutturazione dell'edificio di Desilisio, in modo di dare avvio a tutta altra serie di azioni. Quindi questa è l'intenzione del mio intervento, lascio parlare. Grazie. Grazie assessore, non ci sono più interventi, la replica all'assessore, prego. Parlucci, prego. Condividendo naturalmente tutte le proposte, e ora volevo semplicemente sottolineare che non so che cosa verrà poi fatto all'interno di questa campagna. Sensibilizzare maggiormente le scuole a partire da laboratori sistematici dall'asilo nido, perché il comune può fare tanto, ma un cittadino piccolino che cresce con questo tipo di alfabetizzazione sarà poi un cittadino che non va tenuto sotto controllo, alfabetizzato sempre, cioè sarà un cittadino per il quale sarà normale non buttare la buccia di mela nel secco residuo, perché è automatico. Però questa cosa deve avvenire dall'asilo nido, quindi va benissimo la campagna, però proporrei proprio dei laboratori sistematici, messi a regime dall'asilo nido, scuola dell'infanzia, medie, e se dovessero esserci costi eccessivi potrei, che ne so, magari proporre anche di affidarsi ad associazioni culturali che sul territorio operano proprio in questo senso, e va bene trovare i fondi, ma anche associazioni culturali che lo fanno che credono in questo tipo di cultura possono essere utilissime in questo senso. Però ripeto, dall'asilo nido si comincia semplicemente a parlare al bambino, arrivato alle medie il bambino già sa regolarmente, il prossimo cittadino sa regolare da solo che è normalissimo fare questo tipo di raccolta. Grazie. Prego, scusa, ma non ti avevo la replica dell'assessore Lia. Allora, io faccio una battuta, tutto si può fare, quindi io penso che tutto ciò che pensiamo e che concordiamo insieme tra maggioranza e minoranza sicuramente sono tutti contributi che andranno a questo paese, quindi sicuramente insomma lavorare di più insieme, collaborare con idee, sono tutte costruttive per la collettività. E quello che volevo sottolineare, che poi siamo giustamente passati da un discorso a un altro, è che i dati che ci vengono forniti dalla società sono dati effettivi, quelli che sono veramente i costi dei rifiuti e i costi che servono per lo smaltimento dei rifiuti, quindi la TARI non è altro che questo. Per cui se questa analisi dei costi è stata fatta da una società che appunto lavora bene, penso che i costi sono quelli che effettivamente
Stato. Per quanto riguarda invece il contributo DEFA, questo è un contributo che voi vedete, un minore introito che è stato inserito quest'anno, semplicemente perché è appunto un minore introito dell'anno scorso e che è stato caricato quest'anno, ma non è una voce variabile, è una voce che non va a influire sui costi della, che sono insomma, i costi diciamo, sostenuti. E appunto ed è un tributo che va a favore della provincia, quindi non è un tributo che va a vantaggio nostro. Quindi per quanto riguarda il discorso di poterlo adesso diciamo estromettere da questo conteggio, non so se è possibile, perché comunque sono, cioè dobbiamo comunque valutarlo, perché insomma farla assorbire magari in qualche altra voce, adesso vediamo insomma come si può fare, però adesso dire togliamo questo e togliamo il quadro, appunto se è un'idea costruttiva ben venga. Concludo un attimo solo, quindi io sono dell'idea che iniziarci a civilizzarci comunque porta sicuramente un beneficio a questa cittadinanza che poi ci porterà insomma a trovare le soluzioni più giuste e sicuramente meno costose per il cittadino. Per quanto riguarda l'analisi dei costi viene fatta proprio con la massima precisione, per cui ci vengono dati questi dati e questi dati in questo momento rilevano questo, quindi purtroppo noi non possiamo fare niente se non lavorare per migliorare, ed è una cosa che stiamo facendo. Sono 9 mesi che ci stiamo insediati, non vi parlate più di vecchia amministrazione, perché è vero che tanti di loro sono della vecchia amministrazione, ma tanti siamo nuovi e quindi giustamente dobbiamo cominciare a, anche noi a conoscere il vecchio per migliorare il nuovo. Ma certo, c'è stato e si è preso giustamente anche quello che insomma. Concludo, va bene. Possiamo passare alle dichiarazioni di voto, allora. Capogruppo Modrupi. Allora, io ho sfruttato la dichiarazione di voto per dare quel consiglio. La cosa più semplice che possiamo fare, immediata, subito, considerando che la SCS distribuisce un utile di 200.000 euro al comune, 200.000 euro al privato, e una tassazione sugli utili di quasi 200.000 euro, alla fine dell'anno la SGS produce da bilancio un utile di 600.000 euro, di cui la cosa più assurda è che questi utili, che sono dei soldi delle tasse, da questi utili andiamo a pagarci le tasse, perché la tassazione sugli utili, che è quasi del 40% e passa, la andiamo a pagare sulle tasse che prendiamo ai cittadini. Quindi già senza fare niente e facendo assorbire questa cifra di 160.000 euro agli utili degli 800, scenderemmo, avremmo un utile più basso, non una perdita. Quindi già senza fare niente abbiamo risolto, paghiamo addirittura meno tasse. Quindi o no? Così, operazione fiscale. Semplice, ma è semplicissimo, quindi si può fare. Per quanto riguarda la mia dichiarazione di voto, prendo atto da parte vostra la volontà di lavorare per escludere questi 160.000 euro dalla tassazione del 5% in più delle tariffe della Tari, e pertanto mi astengo sulla votazione. Mi fido fino a un certo punto. Capogruppo Costantino. Prendiamo chiaramente anche noi atto che diciamo che in qualche modo, come detto dal consigliere Federico prima, l'azione oggi denuncia un ritardo a tutti i livelli, perché chiaramente è giustificato che in 5 anni tutte queste buone intenzioni non siano state messe in campo, a partire dall'informazione che non è un'opera costosissima visti i bilanci della società e non è così nemmeno impegnativa. Quindi come poter
giustificare questa assenza, chiaramente non possiamo giustificarla. Possiamo prendere atto, come nel punto precedente, che si manifesta un'azione che vada in quella direzione, soprattutto dico sul recupero, perché al di là delle azioni fiscali che possono essere attuate, e mi trovo d'accordissimo, la piattaforma che produrrà degli utili, la sensibilizzazione dei cittadini, ma molto passa attraverso il recupero dell'evasione. La mappatura porterà dei risultati e dovrà essere messa in campo a tutti gli effetti per arrivare a questa azione. Volevo fare una puntualizzazione sul discorso che diceva l'assessore Bronzino del 20%. Io non condivido affatto che sia un'opera ora insignificante, perché è verissimo che l'organico è un costo, chiaramente, ma è un meccanismo attuato allora per bilanciare e capire il cittadino che si impegna a differenziare. Non ci sono meccanismi, non c'erano allora, ma si potevano sviluppare, addirittura arrivando alla pesata del rifiuto, e a differenziare effettivamente per categoria il rifiuto. Allora qual era un meccanismo pratico? Far sensibilizzare i cittadini alla differenziazione. L'organico è la quantità più importante, ma chi differenzia l'organico, che oggi chiaramente come allora rappresenta un costo, ma se differenzia l'organico differenzia anche la carta, differenzia la plastica, differenzia il legno, i rifiuti speciali e quant'altro. È un discorso educativo che alla fine porta dei risultati. Se la differenziata scende, un minimo di sensibilizzazione il cittadino ce l'ha. Credo che avete sentito parlare in giro qualcuno che dice: che lo faccio a fare? Qual è il vantaggio? Purtroppo culturalmente non siamo pronti come il Nord Europa su questo tipo di discorso. Chiaramente l'incentivo economico a sensibilizzare, come si dice sempre, la tasca, aiuta ad arrivarci. Vedo molto, molto più preparate le generazioni nuove, perché già a livello scolastico c'è un'educazione in questo senso, al di là dell'azione che possa fare il Comune. Però il cittadino va sensibilizzato in questa direzione. Quindi io propongo la reintroduzione di un 20% di riduzione sulla tassa variabile per l'organico. Non so, perché non ho approfondito, e quindi chiedo magari l'assessore, che è del ramo più competente, se è possibile unificare il discorso tariffario da quello del servizio, come dicevamo prima, oppure se non è possibile trovare il meccanismo più opportuno per capire cosa faccio il braccio destro e cosa faccio il braccio sinistro, perché questo oggi avviene. Quindi non so se a livello legislativo possa essere incorporato un unico ufficio che possa fare questo, se no l'azione deve andare in questa direzione. Come mi sembra naturale e normale riportare la gestione amministrativa dei consorsi a chi ha la competenza, e cioè la società. Non può un amministrativo del comune gestire amministrativamente i risultati e analisi che vengono dai consorsi, perché non è possibile, non ci si riesce per una mole di lavoro, per la competenza specifica. E credo assessore Federico conosce bene l'argomento, sa quanto è importante classificare un prodotto in una percentuale o classificarla in un'altra. Sono costi, poi si tramutano chiaramente in costi. Quindi tutte buone intenzioni, l'informazione credo che sia naturale, ci auguriamo la piattaforma, ci auguriamo il tutto, nel prossimo futuro, se l'azione andrà in questa direzione, ci troverà chiaramente d'accordissimo. Oggi devo verificare un risultato che chiaramente non ci soddisfa assolutamente, perché presenta notevoli ritardi, quindi da qui il nostro voto sarà contrario al provvedimento. Grazie. Grazie. Assessore Bronzino. Grazie Presidente, naturalmente sono due accenni per poi passare.
incentivo inutile. Lo definisco semplicemente anacronistico perché vorrei fare molto di più rispetto che tornare a quello che era il vecchio meccanismo. Naturalmente va premiata la sensibilizzazione, va premiata la differenziazione, siamo nel 2016, finalmente anche con gli altri comuni che hanno molto più difficoltà, lo vedo anche quando sono a Roma, iniziano a differenziare, quindi questo non può far altro che farmi un po' di piacere. E naturalmente ritengo più opportuno premiare chi proprio non addirittura non conferisce ma utilizza per altri scopi domestici e per le coltivazioni, quindi fa per compostaggio, a chi invece conferisce e fa quello che dovrebbe fare naturalmente. E per quanto riguarda invece gli impegni che abbiamo assunto, naturalmente sono quelli che vogliamo portare avanti, così come la questione dello slegare le due funzioni amministrative di controllo tributario, quello è un punto importante che dobbiamo portare avanti e a mio avviso è assolutamente fattibile. E niente, quindi questi sono i punti che sono anche gli indirizzi della nostra amministrazione e quindi su questo chiediamo la fiducia alla nostra maggioranza. Grazie. Grazie. Assessore, passiamo alla votazione della proposta di delibera numero 17 del 6/3/2017, approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2017. Favorevoli? 10. Contrari? 2. Astenuti? 1. Votiamo adesso l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? 10. Contrari? 2. Astenuti? 1.